Ciao amici, bentornati a Voglio Granata, puntata speciale di fine decennio, anche se l'ambiente Casa Granata è molto cupo dopo l'ennesima sconfitta ed è l'ottava stagionale ed è la terza contro l'ultima in classifica, davvero un record, tanto che sui social gira questa foto, anche se siamo a Natale, beati gli ultimi perché prima o poi giocheranno contro il Toro, anche me corso della postata. E purtroppo speriamo che sia finita questa cattiva abitudine. Meno male che la Juventus ci dà qualche soddisfazione. Oggi ha perso l'ennesima finale, stavolta contro la Lazio, insomma, che un po' ci consola, ma nemmeno tanto. Ci consola molto di più, credo, però, la presenza di Camilla che debutta a Goglio. Ciao Camilla, un grande applauso per Camilla. Ciao Camilla, tra poco siamo a te, tu accoglierai le telefonate da casa, giusto? Perfetto. Perfetto, sì. Quindi chiamate in gran numero. Salutiamo gli ospiti, a cominciare dalla leggenda granata, per antonomasia, Natale Fossati. Ciao, ciao. Buonasera a tutti, ben ritrovati. È stato un decennio intenso e ricco di soddisfazioni, ma lo sarà ancora più il prossimo, quello che sta per chiudere, Domenico Beccaria, presidente, buongiorno. Buonasera a tutti. E anche in memoria storica granata, stasera abbiamo bisogno di te. Come abbiamo bisogno e siamo contenti di salutarlo, una colonna di Orgoglio Granata, Diego Forneo. Ciao Diego, ciao, grazie per la presenza. Invece una colonna di GRP, sì, Alberto Ricca, ovviamente autore e produttore di Format, che poi verrà tra poco. Tra poco vado anche in platea, molto folta, ma ci aspettano nel salottino, come sempre, le bellissime Federica Clelia, o Clelia e Federica, fate voi. I contatti, qualcosa, diamo per chiamarci potete chiamarci al 011 248 9697, e per i messaggi WhatsApp 342 911 68 898. Perfetto, allora vediamo la formazione che è scesa in campo ieri sera in uno semi deserto, molto più che semi deserto, stadio, il Torino col 3-4-2-1, quindi Aina preferito De Silvestri, mancava Baselli, ha giocato Lukic e poi insomma Belotti nemmeno tanto, ma sostanzialmente supportato da Vagnebenger. Poi con l'espulsione di Bremer il Torino ha cambiato modulo, ha giocato a un certo punto con la difesa 4, poi ha fatto un 3-3-3 alla fine, non quello si capiva. Era l'albero di Natale con le luci spente. Sì, è un 3-4. Sì, poi con il Cinepoint ha cambiato modulo, ha messo Zazza nel finale, ma non è servito. Però direi, andiamo Clelia a sentire cosa ha detto a fine partita Mazzarri per giustificare l'ennesima debacle casalinga. Sì, Mazzarri, la nostra rubrica Parla al Mister, offerta da Acqua Mia, sponsor ufficiale del Torino FC. Siamo noi, noi Granata. Il nostro mister dopo la partita ha detto: è colpa mia, perché con la mia esperienza, una volta capito che non era serata, dovevo evitare di mettere un'altra punta, ossia Zazza, per vincere, bensì accontentarmi del pareggio, spiega Mazzarri. I giocatori del Toro al primo cazzotto si impauriscono e non c'è positività intorno a loro, sottolinea il mister Granata. Bremè, due ammonizioni severe, sulla seconda poi non commette nemmeno fallo. E Petagna, che prima dà la gomitata a Bremè, poi si butta. Ecco. Ma Bremè è stato ingenuo, doveva solo rincorrerlo, spiega Mazzarri. Purtroppo pure sul primo gol della spalla eravamo in 10 perché Ansaldi era a terra, infortunato, puntualizza il mister Granata. Beh, giusta osservazione. Sì. Ancora qualcos'altro? Ah, questo è Mazzarri che spiega così le sue scelte. Stavolta ha voluto cercare di vincere, benché in 10, questa era molto offensivista, ma a fine partita Giovanni Goria ha ascoltato alcuni tifosi non totalmente contenti. Allora sentiamo i primi commenti e poi sentiamo i commenti in studio. C'è poco da dire, ormai questa squadra ha qualcosa all'interno che non funziona più. Non so se sia l'allenatore, non so se sono i giocatori, però è patetico vedere giocare così e dare sempre praticamente stimoli a squadre che sono ultime in classifica e che, se hanno bisogno di trovare di nuovo dei nuovi stimoli, possono venire a Torino, li trovano di sicuro. È desolante. Un bilancio in generale sul 2019 del Toro? È molto basso il bilancio, purtroppo non riusciamo a uscirne. L'altro anno abbiamo vissuto, forse anche grazie al fatto che c'era un Moretti in difesa che ci salvava le partite insieme a Sirigu, quest'anno solo Sirigu non basta più. E quindi o si cambia rotta con l'allenatore o ci vanno degli innesti, non lo so.
poi il morale adesso è quello che è, anche in base alle tifoserie e tutto quello che sta succedendo. Non stiamo bene, bisogna augurarsi di fare questi 19 punti a questo punto per riuscire a salvarci e magari 6 partite le vinciamo, 18 punti sono già a portata di mano, però non sono di sicuro gli obiettivi che ti potevi prefiggere con un potenziale del genere, perché comunque il potenziale c'è. Cosa si auspica per il 2020 per il Toro? Io non ce l'ho contro la persona, però mi auspico che l'allenatore venga sostituito e che ci sia un allenatore che faccia giocare i giocatori nei loro ruoli e non si fissi su determinati giocatori che non hanno le caratteristiche per il ruolo che lui vuole farli giocare, come continuare a schierare difese a tre quando le cambiamo in corso d'opera tutte le partite, o imposti una difesa e un centrocampo in un certo modo, se no a quel punto lì accontentati di un 4-4-2 e provi a tirar via il risultato in ogni partita. È profondamente deluso, non si può continuare così, c'è bisogno di cambiare, c'è un'atmosfera brutta, si è sentita la mancanza dei tifosi anche oggi, un bruttissimo Toro, veramente deluso. Sei d'accordo con gli unici titolari che ha schierato Mazzario con i cambi? Ma abbastanza, dai, perché comunque a parte uno in cui secondo me doveva partire Mete titolare, però sono felicissimo e stanchissimo. E comunque io sono di Ferrara e sono contento per la vittoria della mia squadra di rimonta, non era totalmente impensabile, invece è andata così. Cosa ti aspetti per il 2020 per il Toro? È un mercato decente perché c'è bisogno di forze in più e appunto un mercato, perché questa squadra non è una squadra che può andare avanti così. E ti chiedessero un bilancio sul 2019 invece in casa Granata, cosa risponderesti? Che non va bene perché già c'è stata la delusione dell'Europa League, che non si è riuscito ad andare avanti, e poi adesso questo campionato è iniziato malissimo. Ci siamo. Ecco, scomamento più che rabbia tra i tifosi. Giovanni ha anche intercettato un tifoso alla spalla. Natalino, non è più un caso che il Torino contro le piccole squadre abbia questi cali di concentrazione, di tensione. Come ti spieghi questa sconfitta che è l'ottava in 17 partite, quindi quasi la metà, e della terza con la squadra che è ultima in classifica? Ma c'è da dire che io parlare di squadre più deboli, invece io parlerei di condizione fisica della squadra. Non mi sembra. E solo condizione fisica? Per conto mio sì. Perché quando arrivi due volte, uno va in scivolata e l'altro poi non prende la palla, e vanno due su uno e non c'è mai c'è sempre solo l'avversario. Per conto mio sono sempre due degli altri e uno noi. Non siamo mai in tre sul pallone. Quando si è tre sul pallone vuol dire che vai a far presto e porti via la palla. E poi le marcature? Adesso io ieri mi piange anche un po' il cuore, perché sono dei tifosi, eravamo io, Santin e Ceres. Sono venuti vicino a noi, tornate in campo, e detto, magari ci vediamo una quarantina d'anni a testa e torniamo in campo. Però la delusione è quella. Parlare di tattica, di gioco, di avere, quante volte ne abbiamo parlato qui? Sicuramente c'è un allenatore, però per conto mio ci sono dei giocatori che non sono nel loro posto. Questa è un po' una critica per Mazzarri, però adesso è troppo facile andare contro Mazzarri in tutti i sensi. Però mi dà l'impressione, per quello che parliamo tra di noi, non qui, ma magari che abbiamo fatto un po' di calcio, c'è qualcosa che non funziona allo spogliatoio. Ecco, sì, perché questa è una tesi che ho sentito da per molti mio, ex calciatori. Quindi avendo fatto questa attività, cioè un culo è quello dello scorso, Izzo è quello dello scorso. Non è possibile, perché si vede che non si danno una mano uno con l'altro. Ci sono delle fratture nei reparti. Da una parte ci sono due giocatori, dall'altra ce ne sono solo uno. Poi è un blackout mentale, perché Mazzarri ha anche detto, una squadra che quando prende un cazzotto si impaurisce, non reagisce. Ma se c'è una reazione, voglio dire, allora cosa dovevano fare questi ragazzi qui? Mi sono messo la formazione qui sotto. Eccolo, la famosa distinta. La famosa distinta. Ma mi dà l'impressione che questi ieri avevano 9 punti. Sì. Come mai arrivavano prima sulla palla? Come mai andavano i raddoppi? E poi ho visto una squadra anche organizzata, nonostante la classifica.
la nostra squadra ultimamente non è molto organizzata, quindi puoi perdere con chiunque. Sì. Non è che mi posso pensare che non ci sia qualcosa, perché io nella testa c'ho ancora la partita che abbiamo giocato con i Gobbi, no? Sì. E avevamo fatto una buona partita. Anche i 70 punti, i 70 minuti del Bentegodi, quei 70. Bravi, ecco, arriviamo anche da una partita che, insomma, 3-0, 3-3. Sì. Non mi vengono a dire che non c'è qualcosa nello spogliatoio, perché allora io di pallone non capisco niente. Dobbiamo fare la prima pausa, poi voi sentite anche Domenico, insomma, che sta per iniziare il 2020, ma lui i Santi li ha già linkati tutti ieri nel secondo tempo, li ha sentito, ma poi abbiamo tanti parti, tanti temi, però Camilla fa il suo primo intervento stagionale e deve dirci qualcosa. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità, rimanete sintonizzati. Eccoci, siamo alla Palla Colorata, bentornati, andiamo subito nel salottino, laddove è già tempestata di messaggi WhatsApp la bellissima Federica. Sì, grazie Ale per il complimento, ed esattamente sì, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, come ad esempio ci scrive Luca da Torino: ieri allo stadio c'era un ambiente ostile, ma soprattutto in maratona sono stati 90 minuti di silenzio, posso confermarlo perché anch'io ero allo stadio. Io penso che una situazione del genere non aiuta di certo i giocatori in campo a giocare con concentrazione e serenità. Sfido chiunque a farlo, come ecco. Dargli torto. Vai, leggi ancora una sequenza, vai decisa. Altro, ok. Ciao, noi giochiamo meglio senza il Gallo. Poi ci continua a scrivere: poi. Ma non dare dimissioni, ora basta, voglio Nicola o Giampaolo. Giampaolo non può perché è generato il Milan, Nicola è una pista sempre calda, credo. Meco, ti chiedo, insomma, tu ne hai viste tante, sei una storica granata, certo, dopo una partita così che aveva iniziato con un gol, la spalla era ultra, sembrava fosse una passeggiata, invece si è complicata e poi il Torino, dopo l'esplosione di Bremer, insomma, è riuscito anche a perderla. Un'analisi corretta la tua, nel senso che il Torino è partito fin troppo in discesa, no? Perché abbiamo trovato questo gol dopo tre minuti e la squadra passeggiava, sembrava quasi che dovesse disporre a suo piacimento dell'avversario, cosa che poi non è stata. E questo mi fa pensare, più che a problemi di ordine fisico, come diceva Natalino, dovuti alla preparazione anticipata per i preliminari di Europa League, mi fa pensare ad un problema di ordine mentale, perché l'Atalanta ha fatto i preliminari, loro di Champions ovviamente, ma esattamente come li abbiamo fatti noi, e non mi sembra che denoti le problematiche che invece si sono evidenziate al Torino. Quindi, al di là del fatto che sicuramente quest'anno ci ritroviamo con dei giocatori, un Kulù forse meno motivato, Bremer, le motivazioni forse Bremer sono... sicuramente meno valido di chi l'ha preceduto, Gigi sparito a centrocampo, c'è stata una caduta di valori non da poco, però secondo me la spesa che si potrebbe ancora cercare di fare a gennaio non è tanto quella di... Non è quella di prendere un altro giocatore, ma è di prendere uno, due, tre mental coach, sì, cioè strizza cervelli, chiamali come vuoi, sì, che aprano ste teste e capiscano cosa c'è lì dentro, perché il Toro quest'anno ha veramente regalato, cioè, quindi Luigi Mazzarri non può più entrare nei sei giocatori, quindi ho dovuto Mazzarri in scadenza, quindi o lo rinnovi o comunque a maggio va via, e mi sembra improbabile rinnovare il contratto. Piangere. No, quindi è un cambio di allenatore, perché poi quello che sono pedito, molti tifosi invocano, un allenatore che dia la scossa. Ma io non sto parlando di cambiare l'allenatore, indipendentemente dal cambiare l'allenatore, che secondo me è fondamentale, bisogna affiancare all'allenatore. Ha già 10 uomini nello staff. E fai 11, fai 12, ma gli metti delle persone che lavorino sulla testa. Voi avete bisogno del mental coach nel 70, non credo. Non diciamo fesserie. Non diciamo fesserie, per favore, perché se no adesso mi arrabbio o se no non parlo più. Ma che fare mental coach? Ma poi siamo è fondamentale. Guadagnano 2 lire al mese. No, no, avete bisogno di mettere fare mental coach. Ma dall'altra parte ci diamo. Ascolta. Io ho due nipoti, tre. Quando c'è la televisione, sono io, spengo la televisione, non comandano loro. Il telefonino parlo quando voglio io e lo spengo. Questi qua
nelle cuffie, nel cuore. Basta. Cioè, voglio ma dire, sei convinto che il telefonino acceso mi fa diventare più scarso e più buono? No, pensano tutto meno che giocare a pallone. Ma diamola a Diego, non so parlare. Diego, tu cosa pensi? Qual è il problema e qual è la soluzione? Il problema. Qual è la soluzione? Vorrei saperlo. Cioè, basterebbe cambiare allenatore, cambiare un po' di gerarchie, cambiare un po'. Io anche, come diceva prima Natalino, sicuramente a livello di spogliatoio qualcosa è cambiato, anche quello che si percepisce all'esterno è un certo tipo di poco feeling fra i giocatori stessi, anche fuori dal campo, che ovviamente si riflette dentro il campo, e evidentemente anche poco feeling con l'allenatore. È possibile, se non probabile, che l'allenatore non abbia così tanto più la gestione dello spogliatoio. Ciò detto, c'è anche un tema di alternative, cioè io non vedo in giro questi allenatori strabilianti che mi viene da dire, non so, vabbè, a parte nomi fantasiosi come potrebbe essere quello di Spalletti, ma siamo completamente fuori range. Io ho finito hai che ingaggio nemmeno Guidolini, immagino. No, vabbè, Guidolini è in pensione. No, perché Natalino non lo direbbe ma c'è Nicola, prendi a Nicola, no? Se devi cambiare l'allenatore, almeno abbiamo uno Nicola, uno dell'ambiente, dell'ambiente, uno legato al gioco, non li fai miracoli. Comunque in ogni caso è io qualche piccola idea su cose pratiche da fare ce l'ho, non so cosa risolveranno, ma sono cose molto pratiche. Prima sfoltire la rosa e far partire gli scontenti, che sono tanti, e averli nello spogliatoio sicuramente non fa bene a nessuno, questo mi sembra evidente. E questa primissima cosa da fare, e poi è possibile che ci sia da fare qualche innesto senza nomi roboanti, ma capire se magari ci possono essere due. Però il fatto che Mazzarri sia in scadenza, quindi o gli nuovi il contratto o Maggio va via, magari i giocatori non sono molto molto motivati. Io non credo che sia quello il tema, però cos'è più probabile, che Mazzarri il 9 del 2022 o che adesso, entro maggio, entro giugno già c'è contestazione, già ce l'hanno tutti col presidente se rinnova il contratto Mazzarri, ragazzi, non mi sembra il momento giusto, il momento ideale, totalmente insensato in confronto a quella che è la situazione attuale. Dai, chiedo un aiuto vedendo la classifica, perché poi in realtà al Toro mancano obiettivamente i due punti gettati al vento al Bentegodi e tre con la spalla. Se il Toro avesse questi 5 punti che poteva ottenere in maniera facilissima, la classifica sarebbe veramente ben diversa. Il Torino oggi è stato scavalcato dal Bologna, eccolo, e il Napoli giocando con Sassuolo, il Parma pareggiato, il Cagliari ha perso, quindi in realtà l'Europa League rimane a 4 punti, la Champions lasciamo perdere a 14, perché ricordiamo, però a metà settembre, dopo la vittoria sull'Atalanta, tutto sport, il decalogo per cui il Torino può andare in Champions League, ne ho parlato per settimane. La cosa migliore forse è la classifica, perché alla fine sono tutte lì, cioè il Milan ha perso, a parte le prime 5, le altre non ci sono squadre fenomenali. È il problema che guardando la classifica tutte le settimane mi sembra un grande bluff, nel senso che è talmente corta che il Torino ne vince 3 di... pensate cosa sto dicendo? Sì. Dovesse vincerne 3 di seguito, la classifica diceva siamo vicinissimi all'Europa, va benissimo, però il gioco è sempre quello. Spogliatoio che è completamente, sembrerebbe, insomma, non dei più solidi. Il giocatore Nkoulou che è iniziato alla grande la stagione, l'abbiamo visto il perché. Beh. Società che fa quello che è, gli spalti che sono mezzi vuoti. Il problema forse mentale, ha ragione, io sono abbastanza d'accordo con Domenico. Sì. Al giorno d'oggi, a differenza del periodo di Natalino, che erano uomini veri, veri professionisti, si attaccavano la maglietta, questi qua non li staccavi più, diventava una seconda pelle, e questi calciatori quindi allora, quello che ha detto Mazzarri, calciatori che al primo cazzotto si spaventano, cioè il problema quello di personalità forse, magari investire su una persona, ma forse stiamo chiedendo troppo ad una società che non esiste. No, beh, esiste, secondo me il problema della società è che secondo me se o meglio, no, io lancio questo tema e poi ne parliamo. No, esiste la società, mi sembra, però che abbia bisogno di una settimana di Caio, cioè aiuto, che Caio dica per una settimana amici di RCS e di La 7, poi una settimana mi occupo solo del Toro, viene a Toro che lui purtroppo può seguire poco e secondo me in una settimana può ribaltare le situazioni, purtroppo ha tantissimi impegni, quindi il presidente insomma secondo me rimane secondo me alcuni problemi forse non li conosce nemmeno, altrimenti li risolverebbe, sono convinto, ma avendo mille impegni non può dedicare il 100% del suo tempo alla squadra, alla società. Dicendo, poi chiudo, giuro che non
parlo più per i prossimi 10 minuti, no, dicendo che la società non esiste, mettiamo le virgolette. Sì, no, non esiste, siamo un po' forte. Cioè, sì, va benissimo, la battuta c'era. Addolciamola, ma c'è poco da addolcire, nel senso che in tanti campi questa società ha delle grosse lacune. Dimmene uno. Beh, il rapporto con i tifosi, per esempio, con i club. La comunicazione, sì. Dici? Ma proprio il rapporto, perché il calcio purtroppo non è la classica azienda dove, sai, hai un amministratore delegato e chi se ne frega di quello che stanno fuori. Il calcio non c'è una persona che si occupa del Torino dei rapporti con il club, ma ci mancherebbe che lo fa anche molto bene, ovviamente. Allora non so come mai tutti i tifosi borbottano con quella società. Quelle sono dinamiche. C'è qualcosa che non mi torna. Vado alla Clelia, perché Clelia mi fa cenno che ha i numeri di Massimo Fiandrino. Esatto, vediamo se testimonia un momento difficile. Sì, testimoniano, infatti il titolo è Sprofondo Granata, che rende bene l'idea. Contro la SPAL per il Toro, ottava sconfitta stagionale. Nel 2018-2019 furono 7 in tutto il torneo, infatti. Quindi già una sconfitta in più di tutto lo scorso campionato, ahia. 26 gol incassati dal Toro in 17 partite, 7 in più dello scorso anno. In tempi recenti, sono nel 2008-2009, il Toro ne aveva incassati di più, ben 29. Sono tantissimi, 7 gol in più in 17 partite, sì. Il Toro non perdeva in casa contro la SPAL da 62 anni. Per il Toro, terza sconfitta contro l'ultima in classifica, era già successo a settembre contro Lecce e Sampdoria. Sì. Il gol di Rincon al quarto minuto è il più rapido del Toro in questo campionato. Il precedente era di Ansaldi a Parma al minuto 12 e abbiamo subito un'altra sconfitta anche lì. Sì. Due le espulsioni di Bremè, fu espulso anche a Parma, sempre per doppia ammonizione, e il Toro perse 3-2. Il gol di Rincon è il quinto del venezuelano con la maglia granata. Quinto gol di Rincon, bene. Ed è il primo di un centrocampista centrale del Toro in questo torneo. Il gol del 2-1 di Petagna è stato il primo della SPAL di testa in questo torneo. Mancava una vittima. Okay. Grazie Massimo Medina, grazie Clelia. Vado in platea, laddove salutiamo, abbiamo salutati i nostri ospiti. Cominciamo da Enrico. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Debutto stagionale, insomma. Sì, assolutamente. Perché... Cosa pensi di questo momento difficile e come se ne esce? Allora, io nel momento difficile ho sempre un po' un atteggiamento un po' all'antica, nel senso che penso che lo sport sia abbia una forma educativa nei confronti di tutti, non soltanto dei giovani, ma anche del pubblico, anche degli anziani, anche delle persone di una certa età. Ieri sera ho visto delle cose che mi hanno fatto male, sinceramente, perché c'era molta tensione, prendere delle persone di 60 anni che si prendono per gli stracci non è carino. Addirittura, in tribuna granata, cioè mi sembra veramente un po' eccessivo. Tutto quello che è stato detto questa sera e analizzato dai colleghi, che sicuramente ne sanno molto più di me, e soprattutto da Natalino, è molto vero. Io provengo da uno sport, ho sempre allenato e giocato il volley, dove lo spogliatoio è assolutamente fondamentale, perché senza quello non vai da nessuna parte se non hai lo spogliatoio. E effettivamente entrare nelle teste di questi qui non è molto semplice. L'idea del mental coach non è poi una grande follia, perché effettivamente non è educativo vedere questa gente qua che si comporta in questo modo, anche gli atteggiamenti in campo. Insomma, abbiamo delle persone, vedo Izzo è l'ombra di se stesso, un culo, vabbè, abbiamo visto cosa è successo, cioè è tutta gente che in campo non fa quello che sa fare, che poi si può dire la condizione atletica, ma fino a un certo punto sono professionisti, lo fanno di mestiere, ci sono dei preparatori atletici, ci deve essere una società dietro, cioè, ci sono tante cose che non vanno, è un insieme di cose che non funzionano. Per carità, siamo in ottima compagnia, perché mi sembra che anche il Milan oggi non mi abbia scherzato affatto, anche loro, sì. Perché, ecco, no? Però per esempio vediamo un Atalanta dove evidentemente si diverte. Come se ne esce, ti chiedo? Come se ne esce? Innanzitutto il cambio di allenatore direi che sia duopo, perché uno non può anche affermare un'altra affermazione che non è stata detta prima, che Mazzarri ha fatto. Era destino. Ma come era destino? Ma fai l'allenatore, cioè se uno fuma 300 sigarette al giorno poi ha una brutta diagnosi, non è destino, il destino te lo crei, scusate. Certo. Grazie per averti detto. Camilla. Noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità, ma torniamo tra poco. Rimanete sintonizzati. Bentornati, terza parte con la Granata, puntata vivacissima, e nel salottino Federica si dimena tra centinaia di messaggi WhatsApp da leggere. Assolutamente sì. Allora, i nostri telespettatori ci scrivono: ai tempi di Natalino, dopo sconfitte come queste, si andava al Philadelphia a sputare sangue e a prendersi gli insulti. Altro che Dubai.
Ecco, invece Filadelfia è chiuso la metà da Torino. Poi ancora. Perché il giocatore va in vacanza a Dubai perché sono in vacanza di Natale. Va bene, fanno il loro lavoro, giusto? Vai. Fanno anche bene. Federica. Allora, qua ci scrivono tantissimi auguri a tutti noi di Orgoglio Granata, noi ti ringraziamo, però poi ci ricorda anche che invece per Mazzarri errare è umano, ma perseverare è diabolico. Bene. Ancora uno, Ale. Sì, vai. Ok? Da ieri siamo ufficialmente nel limbo. Sparita la squadra e anche i tifosi. Buon Natale a tutti. Un po' triste il nostro Giancarlo da Cuneo. Da Cuneo. Adesso però, amici, io direi di tornare allo stadio con l'intervista che ha fatto appunto Giovanni Goria. C'è poco da dire, ormai questa squadra ha qualcosa all'interno che non funziona più. Non so se sia l'allenatore, non so se sono i giocatori, però è patetico vedere giocare così e dare sempre praticamente stimoli a squadre che sono... Oggi abbiamo toccato il fondo, dopo il gol di Rincon, niente, zero totale, una squadra che non c'è... delusione, ho solo una parola, delusione. Ti chiedessero in generale un bilancio sul 2019 del Toro, cosa risponderesti? Male, perché abbiamo iniziato male inizio anno, non c'entrando l'Europa League, quello era un grande obiettivo, poi sempre alti e bassi, abbiamo perso punti per strada, oggi 3 punti persi contro l'Hellas, 3 punti persi, non lo so, speriamo in un 2020 migliore, per questo 2019 è meglio metterlo nel cassetto e sperare in un 2020 migliore, dai. Sei d'accordo con gli 11 schierati da Mazzarri titolari e con i cambi? Ma... sì, Mazzarri nel secondo tempo dopo l'espulsione ha provato a mettere Zazza, ha provato a vincere la partita e vabbè, cosa bisogna dire? Purtroppo un'altra sconfitta e bisogna restare uniti e bisogna continuare a lottare, cercare di essere compatti e per un 2020 migliore. Incredibile, perché in casa da 1-0 dopo i primi 7 minuti fai gol con Rincon, non ti puoi far recuperare così, poi soprattutto da una squadra che arriva da un momento negativo, poi secondo me il Toro deve un attimo capire qual è il meglio, se magari Mazzarri è il punto debole di questa squadra, perché molti risultati non rispecchiano quello che ha fatto scorso anno il Toro, che è una squadra che è arrivata in Europa League. Quello. Chi è stato secondo te in campo il migliore per il Toro? Per il Toro... Meite è entrato bene. Ha sbagliato poi i due passaggi, però è entrato bene, cioè ha dato un po' di carica. Sì, poi sì. Peccato per il risultato, però... Mancato molto i tifosi. I tifosi sono mancati, si sentiva la mancanza della curva. Un bilancio in generale sul 2019 del Toro? Basso, male. Molto male. Deve essere un 2020... Con, secondo me, il primo mese che ritorna al campionato deve essere minimo con 7 punti. Un modo per rialzarsi è quello, per forza. Per il 2020 tu cosa ti aspetti per il Toro? Mi aspetto almeno di arrivare lì vicino all'Europa League, cioè un obiettivo è andare sicuramente in Europa League, poi con la squadra vediamo se si rialzano dopo il 2020, cioè devono subito andare avanti, devono vincere tutte le partite appena arrivano, se no non ci vanno, anche... si devono rialzare con la mente, se no non vanno. Secondo me un rinforzo da qualche parte non farebbe male, un giocatore in più, perché... Zazza, secondo me, quando entra non dà il meglio, perché a mio parere è entrato scazzato, se si può dire. Un centrocampista magari più di corsa, perché Meite è uno che spacca il gioco. Poi sta a Cairo decidere, perché io giudico un po' le sue, non so nessuno, però secondo me non fa un buon lavoro Cairo. Queste le opinioni di alcuni tifosi, grazie a Giovanni, perché non era facile ieri a fine partita con quel clima intervistare i tifosi, ma... Clelia mi dice che vuole darci le pagelle. Sì, ci sono le pagelle offerte da Razza 77, l'eccellenza del buon riso. Clelia, perché è importante.
da qualche settimana vedete questa nuova veste grafica innovativa, avveniristica, fantasmagorica che ci abbiamo solo noi, perché è Carlo Alberto Di Paoli che se ne occupa. E ovviamente lo ringraziamo. Prego. Allora, Sirigu 6, Izzo 5, Nkulu 5, Bremè 4, Aina 5, Rincon 6, Lukic 5, Ansaldi 6, Verdi 4, Berenguer 5, Belotti 6, Mazzarri 5, Laxalte, Meite 5, Zaza senza voto. Ti chiedo, Natalia, cosa pensi di questi voti, insomma, Zaza senza voto perché ha giocato pochi minuti. Una volta dicevano sono tutti rimandati a ottobre, sono rimandati, no dai. Però non è un caso se un difensore si fa espellere due volte in due partite per doppia ammonizione, vuol dire che non ha la freddezza, lucidità. La testa non funziona, certo, c'è da dire che magari al di là del gruppo che non funziona, perché se non fai i risultati dipende un po' da tutti, non bisogna dare delle colpe specifiche. Però se si guarda la partita di ieri, uno analizza un pochettino la situazione, eravamo Belotti a metà servizio. Sì, dopo il lungo infortunio. Quindi tenere la palla da metà campo in su era difficile. Verdi ha fatto un passo indietro rispetto al campo, in mezzo al campo, nonostante che eravamo tutti più o meno ex calciatori, ce l'avevamo tutti con Baselli, io no. Baselli tutto sommato farà poco, ma è un centrocampista. Quando manca si sente. Esatto. Allora, è così. Purtroppo bisogna guardarle tutte e dare anche delle giustificazioni, no. Allora, giocava solo Rincon con tre avversari di loro, ma possibile? E gli altri centrocampisti dove erano? Cioè solo lui di giocare davanti, diventa difficile. Lukic, magari ha fatto male anche levarlo, però non c'ha una mentalità, l'allenatore che te lo deve dare. Ti vuoi mettere in mezzo al campo dove noi perdiamo palla continuamente? È lì che perdiamo palla, con una squadra che aveva delle difficoltà. Io qui lo dico, qui non solo io l'ho detto, eravamo in due lì che si parlava. Possibile che ha messo dentro, quando il loro allenatore ha visto che aveva qualche problema, ha messo dentro Valdifiori, ha rallentato il gioco ed è venuto il gol poi. Su assi di Valdifiori, no? È la verità, non è che la porta. Comunque Valdifiori era un nostro giocatore. Sì, l'unico regista che tu hai avuto in questi anni, tra l'altro. Ho capito. In un posto può aver non fatto bene, a Empoli aveva fatto bene, poi lo lasciamo stare. Però la partita è cambiata, perché hanno rallentato il gioco lì in mezzo e cercavano di verticalizzare andando, io l'ho detto l'altra. Ma possibile questo ah, devi andare la telefonata, se no finisci il discorso. Ho capito, il loro centravanti Petagna ha fatto quello che ha voluto. Ma possibile, rispondiamo alla telefonata. Eccoci. Buonasera. Ho capito, ma la biela, ma il volume è molto basso, adesso in qualche modo cerchiamo di alzarlo. Oh, ora sicuramente un po' meglio, ma un po' basso. Eccolo. Ok, sentiamo un bel fischio adesso, ma comunque è in onda. Ok, Mario. Sentite? Sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Allora, analizziamo la partita velocemente. Purtroppo un disastro da parte di Mazzarri. Tattico, sono veramente deluso, perché quando sei sull'1 a 0 tu vedi che sei un giocatore in meno, Ansaldi che tocca, cambiano subito, oppure dai l'ordine di farlo, di bloccare l'azione, perché di non farli pareggiare in questi cui, cioè è impossibile far pareggiare una spalla in quel modo lì. Sì. È incredibile. Ma poi l'altro errore grave è sul 1-1. Ma cambia Belotti con Zaza, Belotti tanto non ci sarebbe più. Mario, le chiedo però come se ne esce invece, secondo lei? Come se ne esce? Se ne esce lavorando. Tanto Mazzarri non puoi cambiarlo, cioè, cosa lo cambia a fare adesso? Con chi lo cambi? Chi viene al Torino? Cioè, la domanda è questa, chi ti prende? No, comunque se il Torino cambiasse allenatore, e mi sembra che Cari non lo voglia cambiare, comunque deve fargli un progetto non per 6 mesi, ma almeno per un anno e mezzo o 2 anni e mezzo, quindi fai proprio un progetto tecnico nuovo. Secondo me bisogna aspettare fino a giugno e cercare di comprare qualcuno a gennaio. Sì. Ci vorrebbe un centrocampista centrale che
A gennaio mi aspetto molte armadietti svuotati, ma pochi armadietti riempiti, cioè mi aspetto un po' di gente che va via e pochi arrivi. Grazie Mario, grazie anche per poi lo aspettiamo in studio Mario, che mi ha mandato tutto il suo campionario di album, grande amante storico del calcio anche Mario. Grazie per tutto e buone feste Mario. Grazie a voi, grazie mille, buone grazie feste a tutti e tutti grazie. I vostri presenti lì. Grazie mille. Grazie. Grazie. Camilla. Noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità, ma torniamo tra poco. Rimanete sullo stesso canale. Vedete, questa è la quarta parte del Goglio Granata, una puntata in cui stiamo parlando ovviamente della debacle contro la Spal di ieri sera, l'ennesima, ma è anche l'ultima partita e puntata non solo dell'anno ma del decennio, un decennio che è iniziato un po' male. Allora Clelia, mi affido a te, però è iniziato peggio. Clelia, vediamo, riepiloghiamo questo anomalo decennio del Toro. Allora, stagione 2009-2010 in Serie B, finale persa col Brescia. Eh sì. 2010-2011 sempre Serie B, ottavo posto. 2011-2012 secondo posto, è promosso in Serie A, sì, quindi un buon anno. 12-13 in Serie A, sedicesimo. 2013-2014 settimo posto e qualificazione Europa League. 2014-2015 in Serie A, nono posto Europa League, ottavi di finale. 15-16 in Serie A, dodicesimo posto, 16-17 nono, 17-18 nono e 18-19 settimo posto e qualificazione europea. Tra poco ci torniamo, ma vediamo allora le pagelle degli allenatori del Toro di questo decennio. Allora, pagelle ovviamente, sì, fatte da te. Power by Mihajlovic. No, come fate? Non capisco se questa promessa. Andiamo, allora, poi le spieghiamo. Mihajlovic abbiamo dato 7. A Colantuono 7, a Mazzarri 6, a Ventura 6, a Lerda 4, a Beretta e Papadopoulo senza volta. Zero. Allora, vengo a te che sei una storica, tra altre cose Papadopoulo è stato 11 giorni ma ha fatto in tempo per venire al museo. È una sì, ma questa è una pagella natalizia. No, te la spiego, no, la spiego. Ti sei tenuto abbondante. Allora, con Antuono si becca il 7 perché lui è stato dal 2009 al 2010. Il 2009 andò malissimo, tant'è che fu esonerato prima di fine campionato a beneficio di Mario Beretta. Poi tornò a gennaio con i Peones, quindi Manolo Pestrin, Scaglia, Statella, Ignazio Pia, Salgado. Comunque vinse il campionato di Serie B il giorno di ritorno, andò a finale col Brescia e quindi in realtà gli ha dato 7. Mialovic 7 anche per una serie. Sette magari avesse vinta sta finale con Brescia. Però ha fatto. Vabbè, in realtà Ventura 6, perché comunque ha fatto insomma bene il secondo posto, ma poi arrivò l'ultimo anno dodicesimo con Immobile Belotti, poi ha messo le vele al Philadelphia, ha perso tutti i derby meno uno. Le vele al Philadelphia, sì, quello è un titolo. Una serie di comunicazioni. È un titolo di comunicazione, è andato malissimo Ventura, sì, insomma. Sì. E Mazzarri 6, perché comunque quest'anno ha fatto il giorno di ritorno 18-19 al quarto posto. Europa League 7 perché a me piace Mihajlovic. Anche questione di comunicazione, di però, spirito granata, una serie di situazioni. Non è solo vedetto nel campo, ma ve lo chiedo. Allora, Mihajlovic è l'unico che ha vinto una coppa in tutti questi anni. È Eusebio Campo. È Eusebio Campo. Io c'ero. La coppa. Dimmi il giudizio, poi vengono cadute io. Queste pagelle. Cosa ne pensi? Sono natalizie, te l'ho appena detto. Cioè, 21 sei, ma per cosa? Per i 10 minuti di Castellammare di Stabia, quello? Ho dato 5, sennò sembrava che lo facessi. È ingeneroso il 4 a Lerda, perché Lerda no, perché Lerda è andato in ritiro con il 30% della squadra fatta, e l'ultimo giocatore che gli hanno comprato è stato Bagua alla terza giornata di campionato. Quindi Lerda bisognerebbe dargli non 4, 6 per l'amore che ha dimostrato verso il Toro a venire
ad allenare una squadra in cui sapeva benissimo che avrebbe fatto una figuraccia, perché non l'hanno messo nelle condizioni di fare il suo lavoro. Sì, lui aveva tipo già un precontratto col Sassuolo. Sì, cioè, adesso però il Pacte Zantiana, cioè non ha fatto che no, la simpatia. Cosa pensi di questi voti, allora, Diego? Secondo me Ventura, bilanciando tutto, il 6 ci sta, perché chiaro che sono state, non diamo i mezzi voti noi, quindi... Però c'è stata una promozione che, per carità, ora la si dà per scontata, ma secondi. Vabbè, però primo tutto il campionato, però, la Coppa Pescara. E poi vabbè, comunque l'Europa League è andata come è andata, poteva andare decisamente peggio, quindi cioè, bilanciando tutto, un 6 ci sta. Il 7 Mihajlovic, a me piace Mihajlovic, trovo che sia, oltre che un bravo allenatore, anche una persona importante. Certo. Però non gli darei 7 perché il Toro cosa ha vinto, a parte l'Eusebio Cup che ha sollevato di fronte a me, poca roba. Ecco. Giocava con Sadik al posto di Belotti, quando Belotti si era fatto male. Però aveva voluto tanto Niang, giocava con Sadik perché aveva voluto tanto Niang, strapagandolo, e poi Niang... Cosa cambiereste allora di questi... Mazzari 6 gli ho dato. Vabbè, ci sta, ci sta, sommando tutto. Lerda effettivamente, però i risultati, ottavo in Serie B, per carità, la squadra era quella che era, però ottavo in Serie B un po' poco, per quelle che erano le aspettative. Vabbè, quindi condividete abbastanza, anche tu? Condivido, Natalino? Sì, più o meno. No, io l'unico che parlo è di Mihajlovic, gli altri no. Sì, Mihajlovic, cosa devo dire? Sei confondato, però sì. 7 e più di 7. Più di 7, allora, un applauso a Natalino. Ventura 6 condividi. No, no, non, io sono tutti allenatori che facciamo gli allenatori che ci fanno. Sì, io se fossi stato uno come loro avrei fatto carriera sicuro. Sì. E invece io ho fatto sempre la Serie C. Questo super. Vado invece da Claudio, anche perché te lo chiamo, i primi 2 anni e mezzo già li hai fatti in B, poi il Toro si è stabilizzato tra il 7° e il 9° posto, no? In quella tabella, con l'eccezione del 12° posto nel 16, l'ultimo di Ventura, che aveva Immobile e Belotti attaccanti, però un punto dal 10. Quindi negli ultimi 4-5 anni il Toro 4 volte tra il 7° e il 9, e che per il fatturato, il monte ingaggi e la dimensione del Toro, mi sembra. Tacane qua sfatturato. Claudio, per piacere. Su. Ma il fatturato, il monte ingaggi. No, dimmi questa tabella degli allenatori. Tabella degli allenatori? Non lo so, secondo me abbiamo avuto delle belle rovine nel nostro palmarès. Colpa nostra, per 2 volte il Toro da prendere Gasperini nel 2011 o il 2016, il primo non l'ho preso perché Petrarchi volle Ventura, nel 16 perché i tifosi non lo vollero. Chiuso la parentesi Gasperini. Sì, e adesso l'impianto del decennio è Gasperini. Non credo che sia quella lì la cosa, probabilmente Gasperini era anche chiaramente dell'altra parte, quindi... Sì. Forse i tifosi, io compreso, quando arrivava non saremmo stati contenti, poi ai primi risultati magari ce la facevamo passare. Avevi 2 volte in mano Gasperini e l'hai perso. Cioè, il discorso di tutto è che probabilmente io rimango solo sempre sulla mia idea, che non è una questione solo dell'allenatore o solo di un giocatore. Non voglio filosofie. Filosofie. Abbiamo avuto dei filosofi in panchina che hanno filosofeggiato calcio. Mazzari 6 va bene, no? Giusto, in questi 2 anni. Compie 2 anni a gennaio. Ma Mazzari 6... Se c'è l'allenatore del Toro, se non viene esonerato, ma non credo, perché allora, insomma, non mi sembra che il Toro voglia esonerarlo. Mazzari ha fatto anche lui opera di distruzione. Tutti hanno fatto opera di distruzione, perché partendo da una... Anche tu? Partendo da una base di squadra sempre molto bassa, sono riusciti ad andare anche sotto i livelli della squadra. Proviamo a controllare le tabelle. Allora, Natalino mi confermerà, perché voi siete tutti giovani, anche Meku, che c'era una striscione negli anni 70, Dio perdona, Claudio Sala no. Ansaldi sì, però, perché Ansaldi poi ha avuto un brutto weekend, gli hanno svaligiato la casa, lui viene in strada del Nobile, lo sappiamo perché un giornale ha messo la mappa degli indirizzi dei giocatori, la privacy, il giocatore della Juve anche, è stato svaligiato, ha pubblicato un video, 200.000 euro
di merce trafugata, di oggetti trafugati. Lui però ha perdonato, ha affidato al Signore il perdono, non solo perché siamo a Natale, quindi è molto cattolico, apprezziamo il gesto di Ansaldi, che poi è stato sfortunato perché ieri era in diffida e si è fatto venire e poi si è infortunato, però insomma ricordiamo, apprezziamo questo gesto di Ansaldi, no? Vado da Giovanni per chiedere cosa ne pensi di questa tabella e anche un po' se racconti qualcos'altro degli umori dei tifosi allo stadio nel post partita. Allora, ieri tanta delusione, purtroppo un ambiente rotto anche per le parole del mister di chi. Hai avuto facilità a intervistare la gente o qualcuno? No, assolutamente no, tutti molto delusi, arrabbiati. Ti hanno tirato l'acqua, no? No, per fortuna no. Ripeto, c'è un ambiente rotto e va ricompattato, sicuramente non aiuta, come abbiamo detto un sacco di volte, chiudere il Philadelphia tifosi. Parlare di giocatori come Chiellini, come prendere ad esempio quando il Toro ha nella storia grandi giocatori come... Ti interrompo un momento che abbiamo una telefonata. Aspetta che ti microfono io, esatto, perfetto. Okay. Vabbè. Abbiamo una telefonata, buonasera. Buonasera, mi chiamo Mirko, chiamo da Torino. Perfetto, buonasera. Mirko, quali sono le tue impressioni, cosa ne pensi? Allora, io guardavo la classifica che avete fatto dai inizi. Sì. Dare 6 all'attuale mister e non menzionare neanche un po' Di Biase mi sembra un po' indecoroso. Non ho capito, Di Biase, no, Di Biase non è di questo decennio. Lo so, nell'ultimo decennio, però secondo me... Dal 2010, Secondo me ha ragione il signor Beccaria, perché bisognerebbe prendere dall'inizio del 2005 quando Cairo ci prese. Lì c'è Di Biasi, Camolese, Novellino, Zaccheroni. È solo dal gennaio 2010, cioè a quella. No, vabbè, però io concordo con il signor Beccaria, purtroppo. Grazie. Viaggiamo in una mediocrità decennale, possiamo fare anche ventennale, trentennale, se andiamo avanti. Le chiedo, Mirko, lei ha l'impianto col senno di poi di Gasperini? Che Gasperini nel 2011 e 16. Sì. Allora, io dico una cosa, noi abbiamo il settore giovanile più titolato d'Italia, sì. E non è possibile che non riusciamo a tirar fuori dei campioncini ultimamente, parlo dell'ultimo decennio, non è possibile che nessun mister abbia creduto nel settore giovanile nonostante il fantastico lavoro fatto da Bava. Cioè, io me lo domando, mi domando questa cosa. Bava, Marino Longo, ovviamente. Domanda più che legittima, sono d'accordo con lei. Sì, anche se effettivamente da responsabilità da dare i ministri. E poi un'altra ho capito, però se te continui a sperare facciamo finire il gioco. E questo non te li fa giocare, abbi pazienza. Allora, l'Atalanta, io ho avuto la fortuna nel mio passato di vedere Zingonia e vi posso assicurare che c'è un processo di crescita che oggi loro raccolgono i frutti di quanto seminano nell'arco dell'anno. Ora, il passaggio della Champions per l'Atalanta sicuramente vale una quarantina di milioni di euro per l'Atalanta. Sì. Hanno un monte in gaggi di 36 milioni di euro, quindi per cazzi la parte in avanzo non è che se la mette in saccoccia lui, è che la mette nel settore giovanile, tutto qua. Però l'Atalanta è un caso limite, è un modello. Allora, ci si dovrebbero vergognare quelli dell'Atalanta. Chiedo scusa, se l'ho interrotta, ma era solo per darle ragione. Sono assolutamente d'accordo. Io Gasperini, nonostante il passato decennale con gli altri colori, però a quest'ora Millico sarebbe titolare nel Torino. Perché non farlo giocare mai né lui né... Se gioca Milico non gioca Belotti, quindi poi sono Belotti in campo. Sono in difficoltà, perché non c'è la voglia di cioè non c'è, ma noi non possiamo, veramente. Abbiamo capito. Buon Natale. Grazie mille, gentilissimo. Grazie mille, Roberto. Noi ci vediamo tra poco, ci interrompiamo per un breve momento, ma ci rivediamo dopo la pubblicità.
Bentornati amici, bentornati in questa puntata che è l'ultima del decennio. Gli appuntamenti li sapete, ogni domenica alle 20.45 su GRP, ogni lunedì invece su GRP sempre alle 20.45. E poi cosa succede il 5 gennaio? Ecco, questi appuntamenti, aspetta che li visualizzo, ma già li sanno, ovviamente appuntamenti confermatissimi per il 2020. E invece il 5 gennaio c'è una notte speciale. Assolutamente sì, noi ricordiamo a tutti gli amici da casa di seguirci insieme appunto per la prima gara del toro del nuovo decennio, infatti vi aspettiamo per 3 ore consecutive e commenteremo live per voi la partita Toro-Roma alle 20.45 del 5 gennaio fino a mezzanotte. Sì, con un ampio post partita, quindi seguite con noi, commentate con noi. E invece vado... Ah no, messaggio WhatsApp. Sì, eccoci qua, leggiamo qualche altro messaggio che appunto stanno continuando a scrivercene tantissimi. Massi da Cuneo ci scrive: Sinisa ha mandato via Benassi e Zappacosta, ma di che cosa stiamo parlando? Ma cosa ha mandato via? No. Zappacosta l'hanno venduto perché gli è andato 25 milioni. Zappacosta è stato pagato 30 milioni dal Chelsea, Benassi 15 dalla Fiorentina. Zappacosta è arrivato anche al Saldi. Sì, quindi hai guadagnato 26 milioni e hai preso Saldi, bravissimo. E poi Benassi non è sto fenomeno, cioè adesso Benassi non è sto fenomeno. Che è stato dipinto. Vai. Okay. Allora, invece Carlo Alberto da Rivoli ci scrive. Buonasera. Allora, complimenti per la trasmissione, noi ti ringraziamo molto, grazie. Sono purtroppo amareggiato per l'andamento del Toro, ma spero che le cose possano cambiare al più presto, compreso l'allenatore. Ecco. Non è l'unico a pensarla così, abbiamo Daniele da Torino che ci scrive: siete così sicuri che Mazzarri non abbia già rinnovato? Cosa? Se visto il momento non no, 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 dircelo. Ma allora io ogni tanto lo penso. Tu devi smettere di pensare di cose, tu la devi finire. Perché? No, se no, cioè, spiegherebbe un po' di cose, nel senso che non lo annunciano, però non posso mandare mano via. Ma spero che non sia così. Vado invece da Clelia, perché adesso è il momento che scateniamo un subbuglio e incominciare da Fabio, perché è finito il decennio e dobbiamo scegliere i 10 giocatori migliori. Volevo fare anche quelli peggiori, ma magari lo facciamo a gennaio, eh? Allora, 10 giocatori migliori del decennio, quindi da gennaio 2010 ad oggi, anche qualcuno un po' impopolare, ma leggiamoli. Parto dal più impopolare, Cerci. Eccolo. Poi Glick, Immobile, Maxi Lopez, il grande Maxi, Bruno Perez, Bianchi, Quagliarella, Darmian, Sirigu e Belotti. Ecco, poi abbiamo anche la grafica, allora ve li spiego e poi vado da Fabio per il commento magari. Allora, perché ovviamente Belotti... schema è un 1-1-7. No, no, sì, non sì, è uno schema, sono 10 a caso. Okay. No, cioè non 10 a caso, 10 che hanno stabilito che questo accenno ha dato un segno, cioè per esempio Maxi Lopez per i 3 gol all'Atletico Bilbao, Quagliarella e Darmian per la questione del ovviamente Quagliarella il derby vinto, ma anche sempre Bilbao. E poi ovviamente Cerci che insomma con Immobile ha fatto quella stagione splendida, Immobile capocannoniere, Quagliarella comunque ha dato un significato, Glick, insomma penso questi 10 sono quelli giusti. Moretti Vives Vives no. Non è stato così, nei 10 Vives al posto di chi? Ce ne toglie uno, no, che mette il Quagliarella. Quagliarella. Beh, Quagliarella ha appena segnato il derby, ha segnato Bilbao, ha segnato anche al Copenaghen. Max Lopez che ha segnato. Ma allora dipende cosa intendi per top 10. No, se quelli tu per top che sanno intendi i più forti è un conto. No, che hanno lasciato un segno tangibile in questo. Beh, allora Moretti, cioè no, Bruno Perez per il gol nel derby, però chi toglievo per mettere Moretti? Allora, Quagliarella. Quagliarella. Ma anche Maxi Lopez, ottimo giocatore, ha fatto un'ottima stagione, per carità, una, perché ne ha fatta una buona, a mezza, anzi a dire il vero, cioè vuoi paragonarmelo a Moretti? Allora, però per Bilbao, cioè alla fine nella tra 50 anni ricordiamo il Bilbao. Però invece ci ricordiamo anche Moretti che ha chiuso. No, in effetti Moretti è all'undicesimo, ma non sapevo chi toglie. Allora, ha fatto bene però, giusto così. Fabio, poi ognuno voglio opinione di tutti, eh? Allora, premetto, posso parlare come voglio tutte le volte. Basta che sei in sintesi. In sintesi non è facile una situazione del genere. Allora, Quagliarella è lì in mezzo, è l'unico, non perché è mio amico, ma è l'unico che gioca a calcio.
cresciuto al vivaio anche. Cioè, è l'unico che sa giocare a pallone. L'unico. Non è una top in base a. Però, come dice Diego, ti ha fatto una domanda ben precisa. Ti ha detto che lascia il segno. Per me, uno lì in mezzo che ha lasciato il segno non c'è, ha ragione Diego, che è Moretti. L'altro ma forse è allora, ma togli anche Bruno Per Cerci, anche no, Bruno Cerci. Cerci può andare con la moglie a cercare casa in Cambogia. Poi per quanto riguarda invece lì vedo 1, 2, 3, 4 Immobile, un altro può andare a cercare Capocannoniere, ma non me ne frega niente. Se tu Anculù mi dici che quest'anno gli dai 5 per come si è comportato, io quelle due persone lì al torno le nomino neanche. Immobile non potevo metterlo, Capocannoniere. Ti dico solo una cosa, se c'è uno che ha lasciato un segno come modo di essere granata e Maxi Lopez, perché uno ha preso per l'orecchio Alonso quando fece una cosa ignobile, attaccò, ma non voglio dire chi, nello spogliatoio una persona al muro dopo che si scambiarono le maglie nel derby. Seconda cosa, aneddoto personale, eravamo io a Cleglia, c'è una signora che non al Philadelphia ma alla Seaspor, portava dei palloni da autografare per i bambini in ospedale, gliene ha portato uno bianco nero, sai cosa ha detto Maxi Lopez? Questo lo buchiamo. Per spiegarti l'attaccamento che aveva Maxi manca Lopez, Moretti in questa lista, ho capito, manca Moretti, sì, forse Moretti ha ragione Diego, sì. Moretti signori è il vero capitano del Toro, è lui il capitano del Toro, è lui, ancora Carlo adesso Alberto, vengo a te, questa lista di 10. Ma questa lista di 10, secondo me, a parte Immobile, sì, sono un po' titubante su Immobile, nel senso che Immobile ha vinto il titolo capocannoniere con la maglia Toro, sì, ha vinto il titolo del capocannoniere, però cosa ha fatto poi? Cosa ha fatto? Ha detto no, io vado via, poi torno. È tornato per quale motivo? È tornato per la nazionale, non per l'attaccamento alla maglia granata. Quindi mettiamo i puntini su lei, su questo fattore. Quagliarella invece, Quagliarella io penso che sia un ottimo giocatore. E poi è cresciuto sul giovanile, è stato il tuo in Serie B fino al fallimento. Insomma, sì, ha una storia in granata, anche se si è lasciato male. E perché? Perché c'è Cerci? Perché Cerci ha fatto una stagione, è andato. Cerci poi sono andati ai mondiali con la maglia dell'Italia, quella del Brasile. Ha fatto 12 gol e gli assist più 2 gol alla rimonta al Genoa, cioè nel decennio l'immagine di Cerci resta. Sì, anche ma, Cerci ha fatto una cosa, ma lo sai, no, lo sanno tutti cosa ha fatto, no? L'ultimo giorno di mercato dice resto, beh, poi è andato via. È stata una scelta societaria. Ma non vuol dire, sapeva anche di avere l'Europa. Se tu in quella lista stai parlando di qualità, no, di quelli che fa 20 anni ce lo ricordiamo. Cerci Immobile sono come una moglie che ti sposa dicendoti che ti ama e poi ti cornifica. Tutto quello che di buono hanno fatto l'hanno cancellato. Non li voglio più nominare quelle persone. Vabbè, la tua saggezza, ma che saggezza, il tuo disincanto su questi gusto, questi nomi. A chi è, chi dopo si, a parte Moretti che ne avessi io. Moretti, vergognati. Moretti mi piacerebbe vederlo per lo stile che ha, l'impronta che ha dato. Per quello che ha fatto vedere in campo, anche professionalità esemplare. Toglierei per esempio Bruno Peres, va bene. C'è quella la rimane un po' nella storia. Lo so bene, ma è uno non arrivo due di gesta atletici di questo ragazzo. Mego, te l'ho già chiesto? Questi 10? No, la lista mi rifiuto di commentarla, faccio un altro commento. Sì. Tutti gli anni sotto Natale le reti Mediaset fanno vedere una poltrona per due, quest'anno GRP replica con un microfono per due tra tele. No, perché siete in tanti, perdavano tutti. Ma lo faccio apposta, io sto più vicino. L'avevamo capito. Ma allora Natalino, questa lista di 10. Sirigu, Click, Bianchi, la spina dorsale, con la squadra io la prendo io. E Bianchi l'abbiamo messo anche 75 gol ovviamente. Mi interessa a me. Giusto io, così. Sì, c'è io ho detto anche quello che vuole. Quei tre lì. Camilla, dici qualcosa. Ok, noi ci interrompiamo un attimo per la pubblicità, ma rimanete sintonizzati perché torniamo tra poco. E dopo amici, a noi è nata, vado la Federica Cito nel salotto per una segnalazione e i messaggi. Sì, allora. Leggo ancora qualche messaggio. Buonasera, sono Luca da Chivasso. Ieri ero allo stadio e penso che si sia toccato veramente il fondo. Ma secondo voi perché Mazzarri non viene ancora esonerato? Ehi, che bella domanda. Mi ha fatto del dubbio però il testatore prima che magari è già innovato e non ce lo dico. No, forse spero di no. No, spero di no. Quindi. Sì, no, è un evento da ricordare, sì. Sì, ho l'evento da ricordare. Allora, quasi 1000 persone con 350 piccoli torelli. I piccoli granata hanno invaso appunto nei giorni scorsi l'oasi Laura Vicuna di Rivalta per la tradizionale festa di Natale, trascinati dallo speaker Stefano Verneri.
Venneri. O Venneri. Venneri, Venneri. Uguale, ok. Che è un tuo grande fans, tra l'altro. Sì, e io sono una sua grande fans. Vedi, vabbè. Tutti a cantare con Valerio Liboni, il grande Valerio. Poi c'è la Liubina Tagli Liboni alla fine, eh. Esatto, 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 con Ancora Toro. E poi i saluti di Silvano Benedetti, Andrea Fabbrini, Davide Cravero e Matteo Bosio. Grazie, complimenti ovviamente per questo evento. Dobbiamo, ovviamente per i bambini che sono il futuro del Toro, speriamo che... Beh, domani a scuola quelli della Juve non possono dire niente perché la Juve ha perso la Supercoppa, quindi... E poi domani non c'è scuola. E poi non c'è scuola, soprattutto, è vero, è vero, soprattutto quello, sì, beh, giustamente, tutto Natale. E vado da Clelia tra i top 5 eventi del decennio. Del decennio Granata, sì. Allora, promozione in Serie A nel 2012, ovviamente. Poi sì, la rinascita... No, perché finito. In realtà con quella promozione, che vabbè, certo, è ovvio, è finito l'ascensore, perché il Torino tra il 1996 al 2012 su 16 campionati ne ha fatti 10 in B. Sì, infatti il 2012 poi è rimasto... Fine dell'ascensore. Esatto. Poi rinascita del Philadelphia. Sì. Europa League ottavi di finale, la vittoria nel derby del 2015, bellissima, è stato l'unico di Andrea Belotti, che in realtà ne aveva un po' sottovalutato, alla fine stava pagato solo 8 milioni, quindi un terzo di quello che stava pagato Verdi, però in effetti roba, scusa, 5 eventi, dimmi un altro, no, non c'è mica Natalino, no, non c'è mica, condividi Natalino, questi gli eventi del decennio. Beh, non è che... Non c'è molta altro da sguazzare, dice. Okay. Sono informate più no, di no, me. No, scusate, disciplina. Ma io penso di sì, quelli sono... Mecun, sì. Segnare qualcuno. Io toglierei il derby, che aveva fatto UEFA, sì, toglierei il derby e metterei 5 minuti di Castellammare di Stabia. Sono entrato. No, adesso a posto gli... Non sto scherzando. Sono stati più di 5 minuti. No, sto dicendo seriamente. Un derby di... No, ascolta me. La Melina. Stiamo a sentire. Stiamo a sentire. Dimmi i nomi, c'erano Ogbonna, ma a me non me ne frega niente, Glick, mi dammi la metà di un secondo. Damiano, D'Ambrosio. Quella, un derby vinto va e viene, perché ci sta. Quanti sì. Derby? Quei 5 minuti sono entrati nella storia mondiale del calcio, sì, come non si gioca. No, non mi è piaciuto, non è piaciuto a nessuno, a parte Ventura. No, un fatto schifo, non che positivi. Non sono piaciuti. Sono stati una vergogna per la storia del Toro quei 5 minuti. Diciamolo. Però poi è andato nazionale Ventura. Abbiamo visto cosa cosa. Lì ha rifatto, ha riscritto Diego, di nuovo la storia. Diego, un altro capitolo. Allora, con tutto rispetto per Belotti, che è un signor giocatore, però l'acquisto di un giocatore non lo riterrei uno degli eventi top, ci metterei lo scudetto primavera per n motivi. I successi, quattro successi in cinque anni. Allora, volendo possiamo parlare di tutto il ciclo del settore giovanile, della primavera in particolare, inaugurato da Longo e proseguito anche da Coppa. Se c'è un evento specifico ci metto lo scudetto vero, che abbiamo vissuto assieme tra l'altro. Sì, tra l'altro. Concordo anch'io, toglierei Belotti. Sì, è vero, devo mettere più. Tolgo Belotti e metto i giovani che hanno vinto la Coppa. Giusto. Io aggiungerei quando abbiamo venduto la Rondo. Va bene. Fabio, sei microfonato e sei un po' disciplinato. Vado, grazie mille. Vado da Clelia. Clelia, mi fa piacere. Sì, dobbiamo fare il brindisi Santero adesso. Ecco, benissimo. Vediamo lo stacchetto. Contento. Ciao. Qui oggi è dedicato Belotti, che ha compiuto 26 anni venerdì e ai 10 anni del decennio del Toro. Quello che sta per iniziare, quindi andiamo nella speranza di poi vediamo le prospettive, gli obiettivi del prossimo decennio. E poi volevo guardare un episodio importante. Un episodio bellissimo, sì. Nel 1946 a Torino. Oggi, cioè oggi nel 46, cioè oggi, ma nel 46, dicembre. A Torino fa molto freddo, al Philadelphia si gioca in un ambiente polare, 11 gradi sotto zero, ma i campionissimi scaldano i cuori della gente granata, travolgendo per 7-2 la Fiorentina. È una vittoria due volte pesantissima per Mazzola e compagni. Con questo successo, infatti, il Toro passa in testa alla classifica solitario. A fine stagione saranno 10 i punti di distacco, infatti, dalla Juve. Questa notizia l'abbiamo presa ovviamente da Franco Ossola, che ovviamente è un grandissimo storico del Toro. Franco Ossola e la famiglia, facciamo anche un grande abbraccio per il nuovo anno, un applauso ovviamente, che ci segue sempre con grande affetto. Parla di campo pesante ieri. No, dai, sì, no, infatti meno 11 al Filadelfia faceva. Ma si dovrebbe Fabio, non sei microfonato, non sei microfonato. Disciplina. No, di destino, ma no, Fabio, no, basta. Fabio, no, veramente, dai. E non ce la faccio più. Natalino.
torniamo a noi, allora torniamo alla stessa attualità. Fabio ci scusate, ci sbagli a scaletta. Sono provato. No, ma non sei mico fanato. No, ovviamente basta, non sei mico fanato. Natale, ti chiedo, insomma, allora abbiamo sentito un po' di analisi, un po' di commenti, soprattutto vi pare costituito l'ambiente, cioè questo clima tutti contro tutti. Ieri la protesta non era tanto verso la società, ma verso i provvedimenti della questione, eccetera. Però bisogna innanzitutto trovare l'unità, la coesione. Come si risolve? Ci vuole un episodio? Cosa può succedere? Bisogna fare un po' di marcia indietro e vedere un po' che bisogna fare un po' di marcia indietro, non è che si possa, certo, tornare indietro col tempo, dovremmo andare tutti noi al Philadelphia, coesi. Al Philadelphia. È una vita che non si vede la tifoseria del toro così unita, neanche lo striscione. No, a parte che io devo dire, ieri anch'io ero alla partita e devo dire che non hanno tutti i torti, perché insomma. Come fai a dirgli che non è così? Hai tifosi del toro, non puoi. Se lo soffrivo io, che sono un po' più giovane di tanti altri che erano lì, vediamo le prospettive. Come del resto anche altri giocatori, perché io, Ceres e Santin, mi pare che abbiamo fatto 1000 partite. Sì. Vediamo, così poi abbiamo molti temi per parlare con i nostri ospiti. Le prospettive, cosa possiamo auspicarci da questo decennio che va a iniziare 2020-2029? Cioè, noi vorremmo trovarci tra 10 anni, con qualche chilo in meno, ma soprattutto con questi risultati ottenuti. Vado da Clelia e cerca la boiosa. Allora, ce l'abbiamo. I 10 obiettivi del prossimo decennio. Poi li spieghiamo, Sono ambiente più sereno e coeso, ovviamente. Speriamo. Vabbè. Toro stabilmente in Europa. Stabilmente vuol dire che su 10 anni, non vogliamo 10 su 10, ma almeno 7-8, anche perché il prossimo anno c'è anche la Conference Cup, l'ottava italiana va in questa sub Europa League. Così Toro arriva nono. Vincere qualche derby. Ecco, perché ne ha vinto solo uno in questo decennio. Magari. No, scusate, lo leggiamo e poi commentiamo. Disciplina. Vincere qualche Coppa Italia. Sì, che deve essere un obiettivo, magari già quest'anno. Magari una già. Magari adesso. Con i giovani. Aumentare il pubblico allo stadio. Sì. Philadelphia è più aperto ai tifosi, questo da anche perché meno è impossibile. Campionato nel weekend che rimane. Ecco, questa dobbiamo non sottolineare abbastanza. Caio è l'unico dirigente di alto livello che si sta battendo perché non vada in porto l'obiettivo dei grandi club di giocare la Champions il sabato e domenica, il campionato solo a metà settimana. E questo noi speriamo tra 10 anni di trovare ancora il campionato nel weekend, ma non sarà facile. Sperando che ci siano più bambini che tifino Toro. Esatto. Che il Museo del Toro sia il Philadelphia dove dovrebbe stare e che il Robaldo venga completato. Sì, in realtà c'è un po' i problemi di logistica, di strada, di parcheggio, eccetera. Meku, beh, sei coinvolto ovviamente. Quante speranze ci sono che tra 10 anni il museo sia dentro Philadelphia? Ma allora, intanto speriamo di ritrovarci fra 10 anni. Sì, esatto. Che già gli serve un bel risultato. E anche lucidi. Le possibilità sono molte, moltissime. Io voglio dire, abbiamo aspettato 20 anni di rivedere il Philadelphia, mi auguro di non doverne aspettare altri 20 per vedere il museo. Io mi auguro di concretizzare nel giro di 2 o 3 anni, 4 al massimo. Ecco, assolutamente. Bene. Degli altri obiettivi, quali ti sembrano i 3-4 principali più realistici? Chiedo scusa, ma di nuovo questa faccenda dei derby dimostra tutta la nostra provincialità e tutto l'infimo livello che abbiamo raggiunto. Perché se nelle speranze c'è di vincere qualche derby, vuol dire che stiamo veramente messi male. Fino al fondo. Questa cena ha vinto uno solo, quindi quello prima nessuno. Ma dimostra solo quanto stiamo messi male. Insomma, c'è anche una spesa economica e degli altri. Altri stabilmente in Europa League o in Coppa, visto che queste sono aspettative di una squadra di livello. Vincere qualche derby non è un'aspettativa. Anche qualche Coppa Italia, perché poi Catania ne ha vinte parecchie, ha fatto un sacco di finali. Ma non è facile vincere la Coppa Italia oggi. Sì, bisognerebbe evitare di farsi eliminare al primo turno. Sì, io posso aggiungere il primo passo. Diego, poi tu parlavi di uno stadio più pieno, io parlo di uno stadio di proprietà, perché il futuro è quello. Se tra 10 anni non hai lo stadio di proprietà, sei in giro. Non era obiettivo. Non ce l'avremo, però staremo indietro. Ma tu dici, scusa, ma tu dici l'Olimpico di proprietà? Uno stadio di proprietà, no, che sia l'Olimpico non è, che sia non è nel... Lo so, e staremo indietro. Non è nel progetto. E in più parlo anche vorrei vedere anche una squadra femminile. Per 12.000 abbonati e pochi, ci dovrebbe anche mettere il nome spettatore. Allora, è da vedere che stadio fai, perché è un concetto sbagliato credere investimento... che i tifosi piovano dal cielo. I tifosi li crei anche con le strutture. Quindi io auspico quello e auspico una squadra femminile seria, ufficiale e vincente.
niente. Ah, quella femminile non l'hanno messa. Anche in questo il Toro è indietro anni luce rispetto agli altri di Serie A. Sì, però no, sta facendo niente, perché doveva farlo già quest'anno, se non addirittura l'anno prima, e continua a non farlo. Beh, se Beco non riesce a portare il museo lì. Ma no, ma infatti possiamo fare una via di mezzo. Iniziamo a portare le donne al museo. Volete parlare poi della primavera? Ci fermiamo, magari anche una struttura dove la primavera riesca a giocare senza dover andare a Biella. Vado, sì. Ci fermiamo un secondo, ma riprendiamo. Ci fermiamo un secondo, ma riprendiamo dopo la pubblicità. A tra poco. Siete pronti per questa puntata? Mettiamo la sconfitta contro la SPAL, ma anche questo decennio che va a chiudersi. E vediamo che il primo appuntamento importantissimo per il nuovo decennio ce lo dà nella fattispecie Federica, che ha il vestito intonato alla cartellina e intonato al pacchetto del Buon Iso alle tue spalle. E tutto intonato è fatto apposta, è quello di una mamma mia. Ecco, vedi tutto, vedi benissimo. Grazie Clelia, giusto? Fa sempre piacere. Anche il maglione di Natale. Sponsor questo ed altro. Allora sì. No, Ale, ricordiamo a tutti noi, i nostri telespettatori, scusate, la prima partita ufficiale del nuovo decennio. Infatti vi aspettiamo per 3 ore di diretta, commenteremo insieme Roma-Toro, in programma il 5 gennaio alle 20.45 fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte, quindi un'ampia post partita per questo, speriamo, debutto felice. Poi attenzione, mercoledì si gioca, vediamo i prossimi turni. Dopo vedremo il Toro con il Genoa, il mercoledì gara secca degli ottavi di finale, che non si gioca a Biella, perché la prima della Roma a Biella, ma si gioca all'Olimpico anche se alle 21.15, poi col Bologna di Mihajlovic, che oggi è scollegato al Torino, domenica alle 15, poi il 18 alle 18 con Sassuolo. E vado in platea e Naiko ti coinvolgo nuovamente per commentare le prospettive per questo nuovo decennio. Direi che essere più stabili in Europa nel prossimo decennio potrebbe essere una prospettiva raggiungibile assolutamente. Sul discorso dei derby sono d'accordo con Beccaria, cioè non è una cosa da conteggiare come... No, perché la Lazio ha battuto la Juve 2 volte in un mese, infatti, quindi possiamo battere qualche volta anche noi. Possiamo battere anche, cioè non è quello il problema, l'importante è avere proprio una costanza di rendimento, poi avere il Philadelphia sempre aperto, il museo a Philadelphia, sono delle cose molto importanti per rendere... Il centro sportivo a Obaldo, lo aspettiamo? Una maggior coesione della società, con anche con i tifosi, indubbiamente questo è un obiettivo che si può raggiungere. Dice, certo. Volere e potere. E sono tutti obiettivi molto correlati tra di loro, cioè se messo tiene uno poi tiene anche l'altro, sono abbastanza conseguenziali. Positivo. Assolutamente. Allora, mi facendo Federica, che vuole, non ho fatto leggere i messaggi WhatsApp, scusi, perché... Sì, anche perché si stava parlando appunto del Robaldo, il nostro telespettatore ci scrive appunto su questa questione. Buonasera a tutti, vorrei chiedere un parere sul Robaldo. Ci attacchiamo tanto a questo impianto sportivo, ma verrà mai realizzato o facciamo come il Fila? Beh, il Fila poi è stato realizzato, no? In realtà parlavamo dell'importanza di Zingonia, Obaldo, che io lo dico già in anticipo, lo intitolerei non a Obaldo, quando sarà pronto, ma a Donaldo, che era tanto legato ai giovani, così sarà modo anche da mandarlo. Quindi chiamarlo poi certo sportivo Donaldo, secondo me non sarebbe male. C'è un problema di parcheggi che vanno un po' cercati, un po' la strada va ampliata, insomma ci sono alcune difficoltà infrastrutturali, ma si fa ovviamente. Benissimo, andiamo da Claudio Calzoni, poi parliamo del tuo libro, i temi sugli obiettivi del decennio. Che il Torino si integri di più con la città di Torino, che riusciamo ad esistere in un'armonia, in una logica magari anche industriale, commerciale, magari anche finanziaria. Però che ci sia più anima dell'antico Toro, del Toro nella società Torino. Ci chiamiamo sempre Torino, non ci chiamiamo né Milano né con altre sigle. Vediamo il tuo libro, perché non so se è una battuta o meno, ma il libro che abbiamo già presentato l'altra volta, Luoghi del Toro, e mi ha detto che insomma da quando l'hai presentato qui hai avuto un'impennata di vendite. Sì, no, la cosa molto bella è che... A parte le vendite, sono veramente contento per i risultati delle critiche che mi fanno, perché
c'è molto di me, c'è molto della nostra, ecco, ricordiamo per chi non l'avesse ancora letto, visto, sentito il tema. Allora, il tema è particolare. Abbiamo fatto una ricerca sulle case dove abitavano i giocatori del Grande Torino. Sì. Da quella ricerca è partita un'analisi abbastanza dettagliata di come il Torino, il Grande Torino innanzitutto, ma poi il Torino come società, si sia integrato nella città e si sia integrato nella vita sociale della città. Quindi c'è molta socialità, c'è molto discorso di vita reale dei vecchi giocatori. Questi ragazzi avevano famiglie, avevano futuro, un futuro che si è interrotto drasticamente, però avevano programmato una vita, tutti una vita a Torino, avevano aziende che stavano cercando di costruirsi, bar e cose varie. Poi il libro anche tratta un pochettino della mia esperienza personale di amico di molti giocatori della mia età, di quelli che giocavano più o meno quando... anni 70? Parliamo degli anni 80, degli anni 80, 80, 85 così. E questo spero che sia abbastanza interessante per i lettori. Ti fermo, volete vedere tutte le migliori e peggiori librerie del Piemonte? Sicuramente nelle peggiori c'è, sicuramente. Chissà se c'è anche nelle migliori e peggiori il libro di Meco Beccaria, sì, dedicato agli immortali, eccolo, l'ho presentato al museo giovedì scorso. Ma sì, il libro è un'idea che è venuta a me all'editore di Torino Oggi, che è la testata online, sì, con cui collaboro, con una rubrica settimanale che si chiama appunto Immortali, e abbiamo recuperato un po' di articoli che sono articoli che dimostrano, se ce ne fosse ancora, sì, bisogno, la ciclicità della storia del Torino, perché degli articoli scritti 3 anni fa, attualissimi 3 anni fa, ritornano di assoluta attualità oggi, a dimostrazione che purtroppo questo Torino, e ho detto Torino non Toro, questo Torino non è capace, non è capace a imparare dai propri errori. Mentre invece imparare dai propri errori dovrebbe essere la prima lezione per evitare di ripetere. E non è intitolato, è dedicato ai giocatori Grande Torino, però. Ci sono 4 macro aree. La prima macro area è il Torino, la seconda il Philadelphia, la terza i nostri cugini di campagna, quelli che hanno lo stadio lì a Venaria, sì, e la quarta macro area è dedicata agli ex Granata che non ci sono più, quindi parliamo di Mondonico, di Radice, parliamo di Tomà, Carla Maroso e altre persone che in questi ultimi 3 anni, da che è iniziata questa rubrica, ci hanno abbandonato e hanno però lasciato un segno profondo nel nostro. Tu hai scritto anche il libro su Schubert, ma quello è più un romanzo, cioè la storia vera di Schubert. Il libro su Schubert è ancora un'altra cosa. Il libro su Schubert è il cosiddetto romanzo storico, no? Perché questo Schubert è sempre stato nel mio cuore per questa sua immagine di perfetto milite ignoto. Esatto. Questo è arrivato a Torino, nessuno ha capito come ha fatto ad arrivare. Qua a Torino non aveva un amico, non aveva un parente, non aveva un accidente, sì, di niente. Quando è morto è stato sepolto a spese della città di Torino, perché nessuno ha reclamato le sue spoglie. Ho chiesto a Carla Maroso, ho chiesto a Gigi Gabetto, ho chiesto a tutta una serie di persone notizie su Schubert, nessuno ne sapeva niente. Mentre la parte sportiva, sì, della vita di Schubert era, parliamo di questo ultimo anno di vita, sì, in cui ha giocato nel Grande Torino, era assolutamente documentata, la parte personale era assolutamente ignota. E questo mi ha consentito di lavorarci su e regalargli una vita privata che, ahimè, nessuno ha conosciuto. Quindi gli ho cucito addosso questo romanzo. Completi, in bocca al lupo per questo libro, insomma, se non sapete cosa è Natale, ma anche se sapete cosa è regalarlo, vedete questo libro che è importantissimo. Claudio, vuole aggiungere qualcosa? No, poi io volevo solo aggiungere un ringraziamento per l'editore, la signora Iume ha fatto un grandissimo lavoro. Dicevamo prima delle
librerie delle peggiori librerie. Non è vero, siamo in tutte le migliori librerie e potete ordinarlo anche su internet dove volete. Cioè, sicuramente, era un bello scherzo. No, ma comunque è diffuso ovunque. Mi fa più ampicenni, Camilla. Esatto, noi ci vediamo tra poco perché interrompiamo per un momento per la pubblicità. A dopo. Vorrei dire una cosa, perché sì. Io sta cosa qua di Ronaldo me l'ero un po' persa, no? 2,56 metri, la sua testa. La testa di piede, no, è lo stacco no, di piede. No, sta... no, vabbè, la testa, la mano, no, non è neanche la testa. Però se Ronaldo è alto 1,85 m e la testa l'ha messa 2,56 m, vuol dire che ha fatto uno stacco da terra di 71 centimetri. Come si dice in Piemonte, la nempi soffora dal bosco. No, sì. Vabbè, è stato un bello strano. Sì, 70 centimetri, ma non è una cosa così eccezionale. Non parliamo da farci i titoli sui giornali e tritare gli zebedei a tutti quanti per una settimana di fila. Cioè, Pulici quando saltava, Gigi Riva quando saltava. Ma scusa una cosa, Savoldi era uno che saltava, Gianni Bui. Sì, Bui, ma... però Gianni Bui è un altro anche alto. Belotti salta anche Belotti. C'era un signore nella NBA, si chiamava Spud Webber, alto 1,70 m e schiacciava. Si arriva quanto saltava, c'aveva 1,10 m di stacco da terra. Jolly, Carlo Alberto, che talmente Jolly che è persona natalizia, l'avesse fatto un altro, non stavano lì a farla tanto. Parlate dopo. Dimmi. Vai, tocca a te. Perché hai questo look natalizio? Perché siamo Natale. È l'ultima puntata dell'anno. Sì. Quindi direi che possiamo. Okay. Sì. Cercavamo. Ringrazio Gianluca Lamberti che mi regia. Regia che. Ringraziamo anche Angela che. Così bene. Sembra centralino, esatto. Porta bene comunque. Porta bene. Gli auguri di Valerio Liboni. Vediamo con i prossimi turni della classifica, perché l'abbiamo un po' trascurati stasera. Allora, i prossimi turni la Serie A si ferma, i giocatori sono in vacanza per una settimana e poi questa difficile trasferta in casa della Roma. Il Genoa in Coppa Italia è importante, se passa il turno troverà o il Milan a Milano o la Spal in casa di nuovo. E poi c'è la sfida importante contro Bologna di Mihajlovic. E poi abbiamo la trasferta di Sassuolo che poi c'è quella con l'Atalanta, quindi un gennaio molto molto intenso per il Toro. A fine gennaio vedremo il Torino meglio piazzato, vediamo la classifica. Classifica vede il Torino nel limbo, ma non lontanissimo dall'Europa League, che dista solo 4 punti, ossia dal Parma. Parma e Stadio, che tanto il Milan non lo considera perché il Milan non può andare in Europa League per i problemi di bilancio, quindi il Toro comunque il settimo posto non segue ancora, così come segue magari la vittoria in Coppa Italia. Però occhio al Milan. Non può andare in Europa League. Tu stai dicendo questo, occhio al giugno che capita qualcosa a Milano. No, ma comunque non ha il bilancio. Poi me lo dici. Anche se vende non c'è speranza. Comunque io non sono d'accordo su quello che abbiamo detto prima, ma l'avete detto voi, che la rosa è molto grave. Assolutamente no, perché devi fare la Coppa Italia in quella maniera lì, i giocatori non ti bastano. No, bisogna essere Coppa Italia, capiamo. Anzi, devi comprare ancora qualcuno. Vengo da Diego, ragazzi, capiamo se Mazzari ci tiene quando vediamo. Devi fare quello. Capiamo quando il Toro ci tiene, quando vediamo la distinta Toro Genoa. Se in porta c'è Wicani, vuol dire che il Toro non ci tiene. Se c'è Sirigu, vuol dire che il Toro ci tiene. Però anche è vero che quasi tutti fanno Coppa Italia con il secondo portiere, è una vecchia tradizione, cioè anche Wicani lo dovrai far giocare, cioè... Ma magari fai giocare Sirigu, ma una volta non era così. Perché no, adesso è così, cioè, non lo so, io anche auspico di vedere Sirigu, però ora, non lo so. Ma chi è? Non credo che neanche il Genoa arrivi col coltello fra i denti. Vabbè, ma infatti dobbiamo eliminare il Genoa. Sì. Tra altre cose, Natalino fa delle profezie, sono tremende perché le azzecca. Tiago Motta mi avevi detto che non durava molto è durato. Che lui il panettone Motta non lo mangiava. Esatto. No. Tiago Motta. Sì, sì, sì. No, posso fare la domanda a Natalino allora? Sai cos'è? Posso fare la domanda? Devi guardare anche l'organico, se no... il Genoa. Devo fare la domanda a Natalino perché mi stanno scrivendo tutti. Sì. Quanto dura ancora Mazzara il Toro, Natalino? E io ti ho detto che adesso mi viene il dubbio. Il dubbio che abbia firmato che abbia rinnovato. E non ce lo dicano. E magari paura. C'è questo, c'è questo silenzio. Allora, perché ricordiamo, poi, ricordiamo la storia. Allora. No, c'è da dire che poi io sono convinto che il Toro si riprende. Sì, no, però ricordiamo l'aneddoto, perché non è successo così. Dopo Atalanta Toro, quindi quando il Toro è in testa dopo due giornate, grande entusiasmo, nonostante l'eliminazione dell'Europa League, si parlava di Champions, Caio disse è il momento di innovare Mazzari, e ovviamente sottointeso fino al 2022. Mazzari in conferenza prima di Toro Lecce disse
Beh, tra gentiluomini non abbiamo firmato, ma è come avessimo firmato. E il fatto che Cagliari non abbia mai messo in discussione Mazzarri nemmeno in momenti difficili, dopo la sconfitta con la Lazio ad esempio, mi fa pensare che quello che c'è dentro il telespettatore potrebbe non essere del tutto campato in aria. L'aveva fatto anche con Mihajlovic, questo discorso, mi sembra, Tre settimane prima. Cosa? Mi sembra, aveva fatto anche questo discorso, diceva no, ma lo rinnoviamo così, no, ma poi Mihajlovic che fino a fatto. Però, no, l'ha fatto poi Petrarchi, non c'entra Caio, cioè Petrarchi l'ha fatto fuori. È proprio l'ha fatto fuori Petrarchi, non c'entra. Quindi Meku, è plausibile? Diego? No, lo so, tutto è plausibile. Ora è chiaro che è divertente fare no. Complottisti, immaginare. No, ma non è complottista, no, perché nella classifica, se il Torino, pensate, con tutti i disastri che ha fatto, avesse battuto il Verona e al 70-0, avesse battuto la Spal, sarebbe a 26 punti, ma guardate che classifica. Il vero motivo e invece ha buttato infatti, questi 5 secondo punti. Secondo me il vero motivo per cui non lo esonera è che lo stesso Cairo dice ma bastava quello, bastava. Cioè, anche la situazione in classifica a me non piace, ma non è talmente disastrosa giustificare un esonero, a maggior ragione perché per prendere chi? Cioè le alternative quali sono? No, per prendere questo, che comunque Caio se non ha rinnovato il contratto fino al 2022 deve comunque pensare a un progetto tecnico nuovo, ma perché può anche Mazzarri in scadenza. Vabbè, può darsi di che vado a fine stagione, come del resto è stato per Ventura prima, e e si riparte, cioè non è che il rinnovo non è legato ai risultati, tu dici? Ma è evidente che se per qualche motivo adesso magari Mazzarri facesse 10 vince la Coppa Italia, tu arriva settimo, magari lo rinnova. Ok, però cos'è che ha detto? Vince la Coppa Italia, no, mi sono perso qualcosa, cos'è che ha detto? Vince cosa? No, è legato ai risultati Mazzarri. Ma tutti sono legati ai risultati. No, ma può essere, no, vi vedo perplessi su sta cosa, no? Natalino, insomma. No, io non sono perplesso, perché nel calcio mai dire mai, mai dire mai. Cioè mettiamo da parte di Caio il fatto di aver sempre esistito, va bene che non avesse mai in discussione la tua infatti è molto meritevole. Voglio dire, se andiamo indietro col tempo, che non voglio andare indietro perché si diventa vecchi, il povero Fabbri non l'ha esonerato nessuno, noi eravamo penultimi in classifica quell'anno lì, dove siamo andati in Coppa UEFA. La squadra però la differenza sai dov'è? Che nel periodo natalizio, appena dopo Natale, a Capodanno tutti in ritiro a Taormina, che nevicava, hai capito? C'era la sosta nazionale. Guarda, oggi io dopo che ho visto... Scusa, non può succedere, perché comandano in parte i procuratori. Certo. No, beh, calciatori... Io dopo che ho visto Trump, che ha inaugurato le forze spaziali, posso vedere di perso. Tutto. Diego, tutto posso però, no, scusate, la permanenza Mazzarri decide anche il mercato, perché i giocatori scontenti, Bonifazzi, Elia, Parigini, e credo anche Zazza, possono chiedere di andare via. Sì, ma chiederanno di andare via. Magari. Innanzitutto è sicuro che da qui al 5 gennaio Mazzarri ci sia, resti. Ora cosa succederà dopo la Roma non te lo posso dire, ma secondo me resterà e ovviamente sì, il mercato seguirà quelli che sono i suoi dettami e probabilmente gli scontenti in qualche maniera verranno accontentati. Ti aspetti anche, c'è qualche offerta ancora a fare Izzo da Siviglia, Anculu comunque non è contento ma non credo vada via. Sì, ma io credo a gennaio. Cioè dar via dei giocatori così fondamentali è un po' smobilitare, cioè devi segnare al gruppo proprio come per dire vabbè ragazzi la stagione è finita e cioè non puoi permettere. No, magari prendendo qualcun altro come. A gennaio difficile. Sì, Cagliari non ha mai fatto grandi mercati a gennaio, mercato difficile, non abbiamo mai avuto grandi. Sì, anche in estate non è che abbiamo fatto. No, ha preso Belotti, ha preso ma parlavo dell'ultimo. In estate, no. Però in estate ha tenuto tutti e ha preso quello. La policy aziendale è quella. In estate non si vende, d'inverno non si compra. Devo chiudere, ma io voglio dire che il 4 maggio. Non a Superga, c'è un momentale, la cerimonia con la targa nuova davanti alla lapide di Torino. Vasco Rossi, Caio alla fine sembrava Vasco Rossi al concerto di Vasco Rossi. Perché tutti i tifosi del Torino hanno fatto foto, autografi, pacche sulle spalle, complimenti al presidente, grazie presidente. Cioè era osannato dalla folla granata, Caio, sembrava Vasco Rossi al concerto di Vasco Rossi. Io non capisco questo scetticismo dopo che in estate non ha venduto nessuno e ha preso i giocatori che voleva Mazzarri, ossia Verdi e Axalta. Ma lo capiremo nel nuovo anno. Gli ha detto che voleva la rosa corta. Dobbiamo fermarci, Caio secondo Vasco Rossi. Gli avanti per i sponsor. Salutiamo
salutiamo tutti, ricordiamo appuntamenti. Adesso no, c'è anche gli auguri di Natale di Valerio Di Boni per tutti i Fuose Granata, ma non solo. Noi ci vediamo, come abbiamo detto, ogni domenica, ogni lunedì. Torniamo il 5 gennaio con la mega puntata con la diretta di Amato. Ringraziamo tutto lo staff di GRP, tutti i direttori che ci hanno seguito in questo decennio e anche nel prossimo. Buone feste a tutti! Le porte spaziali. Tanti auguri di felicità. Buon Natale a chi sta in compagnia e a chi sta solo con malinconia. Già le foto, ma siamo in chiusura, allora vi salutiamo, buone feste a tutti e ogni domenica lunedì l'appuntamento con una Granata. Buone feste, grazie a tutti. Auguri. Buone feste.